curse placed on you. Two loans, but one single video. Bentornati su RetroPlay, questa volta giochiamo a Max Headroom per Commodore 64, gioco basato su un famoso telefilm degli anni 80 che rappresentò forse il primo esempio di telefilm televisivo cyberpunk. Infatti la storia era un po' particolare. Max Headroom era un personaggio che era stato creato nel 1985 dalla televisione inglese, mi pare la BBC se non erro, come presentatore virtuale. Fu il primo presentatore virtuale della storia. In realtà non era realmente virtuale, era un effetto speciale, lo spiegheremo dopo. Però in realtà nell'85, in seguito al grande successo di questo presentatore virtuale, sempre nell'85 venne fatto un film televisivo, sempre dalla stessa rete televisiva, dove si narrava una storia molto cyberpunk ambientata in un prossimo futuro in cui le televisioni avevano preso il sopravvento e controllavano la vita delle persone, un po' come 1984 di George Orwell, no? Addirittura in questo futuro è vietato spegnere la TV, nei televisori non c'è il tasto di spegnimento, non la puoi mai spegnere la TV. Comunque, in pratica le TV erano diventate tipo delle super corporazioni che controllavano la vita di tutti. E un personaggio, un giornalista del telegiornale, mi pare si chiamava Canale 24, si chiamava il network televisivo, scopre delle cose brutte, ovvero che vogliono mettere dei messaggi subliminali all'interno. Che già ci sono i messaggi subliminali e ne vogliono mettere degli altri più potenti che fanno il lavaggio del cervello alle persone. Allora cosa fa lui? Va a investigare, ma mentre investiga sbatte la testa e sbatte proprio contro un cartello su cui c'è scritto Max Headroom, che vuol dire altezza massima, tipo quando passano i camion sotto un tunnel. In inglese c'è scritto Max Headroom, che vuol dire altezza massima consentita. Ok, ma è un gioco di parole, perché significa anche Max, può essere un nome diminutivo di Massimo, e Headroom vuol dire testa stanza, e infatti il personaggio virtuale c'ha la testa dentro una stanza. Comunque, in pratica, che succede? Il giornalista si rincoglionisce, che si chiama Carter, si rincoglionisce e perde conoscenza. Allora, quelli, i suoi amici, diciamo hacker, per riuscire a capire il segreto, quello che lui aveva scoperto all'interno del network, gli fanno una scansione cerebrale, cioè vanno a esaminare quello che era dentro il suo cervello e creano una copia del suo cervello. Questa copia del suo cervello prende vita e si trasforma niente meno che in Max Headroom, ovvero questo personaggino qui. Eccolo qua, lo vediamo, eccolo qua. Dove sta? Dove sta? Ah, eccolo qua. Animato? Non si anima più, aspettate. Proviamo a farlo animare. Non si vuole animare. Mannaggia lui, aspettate. Eccolo qua, si è animato magicamente. Max Headroom, che in pratica è lo stesso attore, che in pratica... in pratica era fatto in modo che sembrasse fatto in computer grafica all'epoca. Tipo, c'aveva tutto trucco, c'aveva delle lenti a contatto bianche, c'aveva questa specie di parrucca in testa in modo che sembrasse fatto tipo di plastica, no? Sembrasse fatto in computer grafica. E il vestito che c'aveva in realtà anch'esso era di plastica, e faceva dei riflessi tipo questi. E poi c'era un montaggio particolare che faceva saltare, diciamo, quello che diceva, e lui diceva sempre un sacco di battute, di stronzate, e quindi sembrava un personaggio fatto in computer grafica, ma all'epoca non era sempre l'attore truccato, in sostanza. Però, insomma, come avete visto anche nella sigla del telefilm, pare che ve l'ho messa prima. E uscì nel 86, mi pare, uscì il videogioco che è questo qui, della Quicksilver, che è un'avventura dinamica, isometrica, in cui dobbiamo interpretare il giornalista Carter, che deve andare all'ultimo piano del network per recuperare l'intelligenza artificiale Max Headroom, che è stata fatta prigioniera dal network. Insomma, il canovaccio è molto da videogioco tipico, però si appoggia a quello che era il film televisivo e poi il telefilm di Max Headroom, che poi Max Headroom era un'entità che girava per tutte le televisioni e i monitor di questo mondo, cybermondo del futuro, e che aiutava il protagonista, che era un investigatore, e
giornalista. Andiamo a giocare. Eccoci qua, sta caricando Max Headroom, il gioco, finalmente. Allora, c'è il trainer normal game, noi facciamo normal game. Allora, io francamente non ricordo, questo gioco uscì nell'86, mi pare, però francamente non ricordo come si gioca. Ricordo solo che questo gioco c'era anche in edicola, in due nomi. C'era una versione che si chiamava La Spia, e un'altra versione che si chiamava, non mi ricordo, c'erano tipo Max qualcosa, oppure c'è, cioè, un nome strano, simile a Max Headroom, ma era diverso. Eccolo qua, questo è il gioco. La musica è molto bella, non mi ricordo di chi fosse. Non era di Rob Hubbard. Allora, devo. Allora, qua sì, iniziamo con un. Devo fare i segmenti. No, non ricordo che scritta devo illuminare. Il 6 dovevo fare. Niente, livello. Ok, saliamo su. L'ascensore è fuori controllo perché abbiamo provato ad hackerare l'ascensore, ma non ci siamo riusciti. Quindi partiamo dall'ultimo livello, penso, del network. No, livello 77. Questo è il piano 77, regà. Vediamo un po'. No, che ho fatto? No, aiuto, aiuto, scappa, scappa, le guardie, ma non me ne ha. Scappa, scappa. Ci dobbiamo infiltrare nel network. Intanto, le guardie, ma non me ne ha, regà. Come vedete, il nostro Edison Carter c'è sempre in spalla la sua fida videocamera. Devo raggiungere l'altro ascensore, mi sa, eh. Vai, entra, entra. Non si apre l'ascensore. Devo hackerare. Ascensore, vai. Questa è la telecamera. Intanto mi stanno a sparare. Come devo fare? Non lo so, ragazzi. Come si faceva? Come faccio a uscire dalla telecamera? Non lo so. Non lo so, come faccio a uscire dalla telecamera? Aia! Ecco, devo entrare. 3, 2, 1. E quale numero devo fare? Non so che numero devo fare. Devo fare il 6? Devo fare l'8? Niente, ho fatto un 8 senza la parte sopra. Non lo so, stiamo scendendo ancora. Allora, devo tornare sull'icona del movimento. Scappa, scappa. Allora, devo trovare il computer e fare l'hackeraggio. Vediamo un po'. Allora, qua c'è un computer. Proviamo a fare l'hackeraggio. Dai, dai. Allora, devo aprire sta porta. Vai, apri porta. Me la apre? Allora devo inserire la sequenza in ordine inverso per ottenere il controllo del piano. Come cacchio si fa? Non c'è da 9, 9, mi sa che è questo, tipo 9. 9, 9. Poi 1. Ah no, era tipo Simon. È tipo Simon. Sbagliato. Riproviamo, riproviamo. Allora era questo, questo. Era 2, 3, 2, 4. Quindi devo fare prima il 4. 2, 3, 2. Sì, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Ho hackerato tutto, ho hackerato tutto. Apriamo le porte. Beh, ho sparato? Perché sì, ho preso il controllo del piano, però non mi apre la porta. Perché? Apri la porta, disgrazia, niente, non me l'apre. Vaffanculo. Come faccio ad aprire le porte? Apriti, sesamo! Niente, è chiusa, non si apre. Mi stanno a menà, mi stanno a menà. Le guardie mi stanno a gonfiare. Come
Come si fa? Ragazzi, io non sono capace a sto gioco. Non sono veramente incapace a sto gioco. Andiamo all'altro ascensore. Usiamo l'icona ascensore. Eccola. Eccola. 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E come? Che numero devo mettere? Che numero? Non so che numero devo mettere. Ho fatto un 6 senza il pezzo, un pezzo e mezzo. Non lo so che numero devo mettere, raga. Le musiche sono fantastiche questo gioco, però. Allora, andiamo a livello, al piano 113. E infatti, mo mi tocca chiamare 113, mi sa. Scappa, scappa. C'è una guardia. Non m'ha visto, non m'ha visto. Che cu... No, un altro m'ha visto. È uscito fuori un altro che m'ha visto. Cioè, sto gioco è tipo stealth, però non farsi vedere dalle guardie è impossibile. È impossibile. Mi stanno a gonfiare. C'ho 22 di energia, raga. Le guardie mi stanno a gonfiare. Vediamo sta porta se si apre. Ma queste sono le telecamere, non mi interessa. Apri la porta, dai, apri. Niente, non si apre questa porta. Questo è il numero del piano. Devo andare al piano 200, quindi. Allora, Brogel è sul piano 201, Mahler è sul 201. Puoi controllare i seguenti piani. Quindi devo andare al piano 201, tipo qua. Allora, quindi 2, 3, 4, 1. Quindi faccio 1, 4, 3, 2. Ok, ho preso il controllo del piano e mo' ho risolto. Un cacchio. Le porte non si aprono. È inutile. Prendiamo l'altro ascensore, va bene, meglio. Vediamo poi se riesce ad andare al piano 201. Dai, fammi entrare nell'ascensore. Quali sono i segmenti che devo illuminare? Non lo so quali sono. Perché cambiano colore? Ah, devo illuminarli prima. Ma ho capito forse. Devo illuminarli prima che si scoloriscono. Ok, devo illuminarli tutti quanti. Ascensore fuori controllo. Piano 40. E se io provo a rientrare? Niente, non mi fa rientrare. Devo cambiare ascensore. Fuori uso. Fuori uso l'ascensore, devo andare sull'altro. Devo rifar giro. No! Guardia, guardia! Scappa, scappa! No, vaffanculo. Tre guardie tutte insieme, oh! Scappa, 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 scappa! Vai, ascensore! Ah, ho perso, raga! Ho perso, mi hanno ammazzato! Ricominciamo! L'ho fatti. Ma come funziona? Non capisco, raga. Non capisco. Sto gioco è un mistero per me. Se qualcuno sa come si gioca, me lo scrivesse. Vado un attimo a cercare il manuale. Facciamo così, raga. Allora, qui metto pausa. Andiamo un attimo a cercarci il manuale. Dai, andiamo a cercarci il manuale. Ragazzi, io non ho trovato il manuale in giro, però ho visto che in pratica l'autore delle musiche è David Whittaker, che è fantastico, e che la versione da edicola di questo gioco si chiama Max Finder, una cosa del genere, Max Finder, mi pare.
E ci sono anche altre due versioni, una che si chiama La Spia e un'altra che si chiama Top Secret. Gioco difficilissimo, senza manuale è impossibile, non riesco a trovare il manuale da nessuna parte. Tra l'altro il manuale mi dovrebbe dire, dovrebbe esserci scritto cosa bisogna inserire nel tastierino dell'ascensore per riuscire ad avere il controllo dell'ascensore, se no ti manda sempre su un piano a caso ed è impossibile finire il gioco in questo modo, ragazzi. Quindi se avete altre info fatemele sapere qui sotto nei commenti, così magari su questo gioco ci possiamo anche tornare se vogliamo. E comunque, ragazzi, io vi lascio non prima di aver fatto vedere un paio di demo che hanno fatto su Max Headroom. Dov'è? Alt, leviamo la pausa, ok. Andiamo a vedere un po' di tipo, questa è un'immagine così che va oltre i bordi dello schermo, non so perché. Qua c'è un'animazione fatta da Bob Stevenson, che è uno dei più grandi grafici per Commodore 64. Ha fatto anche la grafica di Io, ovvero Into Oblivion, un gioco quello astronave bellissimo di cui abbiamo parlato tempo fa. Questo è di Bob Stevenson, l'ha anche animato, vedete. E poi c'è anche una sequenza finale del gioco, questa qui di Max Headroom, solo che non ve la faccio vedere ovviamente, dove Max Headroom parla con grafica con sonoro digitalizzato, ovviamente, se riesci a salvarlo, se riesci a salvare, diciamo, questa sua intelligenza artificiale che è stata intrappolata nel network, nell'ultimo piano del palazzo del network. Ok, ragazzi, per questa volta è tutto. Vi lascio con la sigla finale del film o del telefilm o di entrambi. Mo' vediamo cosa ci metto. Per questa volta è tutto. Ciao, ragazzi. Alla prossima.